Di prestigio del Sporting Catanzaro nei confronti di un Chiaravalle che era andato anche in vantaggio dopo pochissimi minuti nel primo tempo, ma che è onesto riconoscerlo, per tutta la partita non è stato in campo, tant'è vero che sul finire poi si è stato prima rimontato sul pareggio e poi addirittura sconfitto per 2-1, quindi un Chiaravalle che obiettivamente, Peppe Maellare, non c'è stato assolutamente in campo, è rimasto a Chiaravalle. Sicuramente è rimasto, come ha detto lei, a Chiaravalle, perché sì, siamo andati in vantaggio, ma abbiamo già dall'inizio si vedeva che la squadra soffriva, probabilmente il campo, la temperatura, non lo so, però effettivamente bisogna dare onore e merito allo Sporting Catanzaro Lido, ha meritato, perché noi qua oggi proprio non siamo stati all'altezza della situazione. Eppure era una partita importante per il prosieguo del vostro campionato, anche se è onesto riconoscerlo, vi mancavano ben 6 titolari, anche l'allenatore squalificato fuori dalla cosa, ma non credo che bastino questo per questa prestazione. Oh, assolutamente non ci sono giustificazioni che tengono, perché noi eravamo venuti qua proprio per vincere la partita, perché abbiamo altre partite molto più delicate ed pensavamo di vincerla sta partita, eravamo partiti bene, poi purtroppo questa squadra abbiamo notato che effettivamente ha questi limiti mentali, secondo me sono entrati senza concentrazione, senza cattiveria agonistica e alla fine al 94esimo abbiamo pagato le conseguenze. Ora si complica il cammino per la salvezza? Sicuramente si complica, perché domani c'erano i confronti diretti della Serrese e del Bivongi, quindi con una nostra vittoria la situazione era a nostro vantaggio. Adesso ritorna tutto come prima, dobbiamo sacrificarci, anche se mancano per noi 4 partite in casa e 2 fuori casa, però in casa abbiamo sia il San Gregorio domenica prossima sia il Monte Paone, e quindi è molto 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 difficile. Spero solo che gli possa servire da lezione per il proseguo delle ultime 6 partite. E siamo con il capitano dello Sporting Catanzaro Lido, Davide Fulciniti. Una vittoria davvero inesperata, però io ho visto tutta la partita dalla tribuna, sicuramente meritata. Sì, guardi, è una settimana che ci crediamo a questa vittoria. Speriamo in questa vittoria, quindi speriamo sia la prima di una lunga serie fino a fine campionato. Anche se la classifica purtroppo rischia di essere un po' in ritardo, però obiettivamente ancora mancano alcune partite, 6 partite se non vado errato, alla fine del campionato, quindi ancora tutto è possibile, almeno per agganciare, intanto evitare l'ultimo posto, e agganciare almeno i play-out. Noi ci proviamo comunque, sicuramente ora saranno tutti scontri diretti, la prossima a Soverato andremo e saranno tutti scontri diretti che dovremo vincere per risalire. Si dice che il cambio dell'allenatore alcune volte porta bene, a voi ha portato bene. Sì, il mister / presidente ha portato bene a tutta la squadra, ha giovato, grazie a premi soprattutto, serate. Sì. Premi, parliamo di premi in serate, certamente pizze. Pizze, panini, queste cose qua. E allora, complimenti per la bella partita, complimenti perché è stato onorando effettivamente il campionato anche dall'ultima posizione in classifica. Grazie, sicuramente non pensavamo di trovarci qui a inizio campionato, ma ora risaliamo.